Ciao ragazzi, bentornati su Holly Toys. Allora, nuova uscita fantastica della Degostini Daxi & Co. Maxi Edition. Quindi abbiamo tutte le creature degli abissi, diciamo, del mare da collezionare e sono in tutto 15. Ed eccole qui. Diavolo rosso, squalo tigre, calamaro vampiro. Il polmone di mare, pesce re, abbiamo una parte che sono dei personaggi normali e una parte che si illumina al buio. Ma io direi di andare subito a vedere il nostro giornalino con tante curiosità. Vedete, nel mondo del mare, qualche storia, un giochino, un poster da staccare, ragazzi, guardate lo squalo. Guardate che bello, e la razza, se non sbaglio sia una razza gigante. Poi ragazzi, continuiamo nel nostro giornalino, anche una ricetta, ed ecco qui la nostra serie, che noi andiamo a mettere qui, per poi rivederla successivamente. Allora, andiamo ad aprire. Mamma mia ragazzi, quanti pacchetti. Basta, abbiamo preso pure qui una scatola tutta in palamonite. Io direi ragazzi, facciamoci sotto perché voglio vedere proprio come sono fatti questi personaggi. Allora, andiamo a vedere il primo. Allora, ecco qui. Ragazzi, partiamo subito alla grande. E chi troviamo come primo? Quello che si illumina al buio, cioè guardate che bello, troviamo il pesce re, ragazzi, e all'interno è anche Crunchy. Io questo non lo avevo capito, ma all'interno ci sono questi Crunchy. Guardate che bello, è fortissimo. Allora ragazzi, ce lo mettiamo qui il nostro primo personaggio che abbiamo trovato subito uno che si illumina al buio. Andiamo avanti, andiamo a vedere subito un altro. All'interno della scatola credo che ci siano 15 bustine perché la nostra serie è formata. Subito un doppione? Cioè ragazzi, subito un doppio. Abbiamo trovato un altro doppione. Comunque veramente belli, due subito che si illuminano al buio, non mi era mai capitato. Questo lo leviamo, tanto ne abbiamo già un altro lì. Apriamo subito l'altra bustina. Cioè ragazzi, non ci credo, cioè sono tutti pesce re, vediamo un attimo perché c'è il terzo, ragazzi, ma incredibile, il terzo è incredibile. Mi sa che qua la serie noi non la riusciamo a finire. Vediamo che ne esca un altro, cioè tre pesce re. Allora andiamo ad aprire. Oh, abbiamo trovato, eccolo. Questo dovrebbe essere il mio preferito ed è il polpo gigante del Pacifico. Guardate, guardate che bello. Ed è anche qui, c'ha una testa, nella testolina ci sono dei granci. E lo mettiamo qui, anzi, lo mettiamo così. Ok? Allora, andiamo avanti. E apriamoci un altro pacchetto, speriamo di non trovare un altro pesce re. Apriamo, oh, un altro che non abbiamo, e troviamo, andiamo a vedere cos'è la manta.
Quindi abbiamo trovato anche, ragazzi, anche questa Granci, bellissima. Abbiamo trovato la manta gigante, veramente bella. Andiamo avanti, ragazzi. Questo sarà lo squalo? Ma non sento. No, ragazzi, ecco, ho chiamato lo squalo ed ecco lo squalo. Eccolo qui. Questo dovrebbe essere lo squalo. Non lo so, ragazzi, leggiamo all'interno perché non li conosco tutti. Ci sono due squali. Questo è il galeo cervo cuvier. E questo. Quindi è lo squalo tigre Crunchy. Guardate che bello. Lo squalo tigre. Lo mettiamo qui vicino al pesce. Sono veramente belli, ragazzi, questi personaggi fatti in modo trasparente. Molto carina. Vediamo qui, troviamo un altro. Ragazzi, questo è quello che a me piace di più. Quindi ragazzi, dopo fatemi sapere qual è quello che vi piace di più, ma a me il calamaro vampiro è quello più che veramente mi piace. Granci sulla testa. Qui abbiamo, vedete? Questo è quello che a me piace di più. Veramente, sì, per me è quello. Anche se pure il polpo gigante del Pacifico. Apriamone un altro. Vediamo che esce. Oh, meno male che troviamo differenti. Allora, questo, ragazzi, si capisce, squalo martello crunchy, gommosissimo, si allunga col martello, gli occhiolini qui. E pure questo, ragazzi, veramente bello. Questo, vediamo. Boom. Oh, meno male non troviamo più doppioni. Ragazzi, il totano volante atlantico. Guardate. Crunchy. Sentite il rumore? E ce lo mettiamo qui. No, stiamo andando bene dopo quei pesci. Vedete l'inizio? Ma ne mancano, eh. Andiamo ad aprire la tartaruga liuto. La tartaruga pure è molto carina, guardatela che bella. Crunchy lo mettiamo qui. Ragazzi, sono rimaste poche bustine, ma andiamo a vedere. Così abbiamo tutto. Oh, un'altra. Questa è una morena. E questa è la morena. Andiamo a vedere. La morena Elena. Quindi abbiamo trovato la morena Elena. Crunchy, e questa si illumina al buio, no, perché si illumina al buio il pesce nero e il nostro polmone di mare, che poi sarebbe la medusa. La medusa sarebbe bella trovarla. Vediamo un po' se è a tatto, ragazzi, questa secondo me è lei, eh. È lei, ragazzi, abbiamo trovato il polmone di mare. Guardate. Guardate che bella, fantastica, pure qui tutte granci sono, guardate, questa, ragazzi, se la incontriamo dentro al mare sono guai, eh. Bella bella, ragazzi, proprio mi piace proprio, super crunchy.